Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, questa è un'inizia flash provinciale del 30 ottobre curate dalla nostra redazione. Enna, la squadra mobile della questura e di carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Enna hanno arrestato il 32enne Salvatore Gesualdo, assistente di polizia penitenziaria in servizio alla casa circondariale di La Spezia, accusato dalla DDA di Caltanissetta di essere il reggente di Cosa Nostra ad Enna. Lo stesso provvedimento è stato notificato al 36enne Giancarlo Amaradio, in atto detenuto già responsabile di Cosa Nostra per la famiglia di Enna, condannato con sentenza passata in giudicato per associazione per delinquere di stampo mafioso e tentata estorsione aggravata. Entrambi sono indagati poiché facendo parte di Cosa Nostra e specificatamente della famiglia di Enna, operante unitariamente con analoghe strutture insediate nel territorio siciliano, si avvalevano della forza intimidatrice, del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà da esso derivante per commettere delitti di ogni genere e principalmente estorsioni, detenzione e porto di armi ed altro. Regalbuto i carabinieri della compagnia di Nicosia nel corso di una complessa attività svolta a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti hanno eseguito diverse perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di cittadini italiani residenti nel comune di Regalbuto. Nell'ambito delle perquisizioni per le quali sono stati impiegati una ventina di uomini del nucleo operativo e radiomobili di Nicosia delle stazioni di carabinieri di Regalbuto e Centuripe con l'ausilio di unità cinofile dei carabinieri di Nicolosi, sono state tratte in arresto 5 persone: il 34enne Antonino Calacampana, il 24enne Antonino Calacampana, il 18enne Federico Calacampana, il 59enne Santo Calacampana e il 53enne Costantino Calacampana. I carabinieri hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso la masseria degli arrestati che si trova a Regalbuto, rinvenendo sostanze stupefacenti del tipo marijuana divisa in dosi abilmente occultate all'interno di un locale adibito a fienile, dentro un'autovettura ed una grondaia di scarico acque reflue. Inoltre è stato rinvenuto un bilancino di precisione per la pesatura della sostanza e la somma di euro 300 ritenuta il provento dell'attività delittuosa. Nel corso della perquisizione i carabinieri scoprivano inoltre che Santo e Costantino Calacampana si erano allacciati abusivamente alla rete elettrica mediante manomissione e danneggiamento della maglia elettrica principale. I tecnici dell'Enel intervenuti sul posto accertavano il danno e ripristinavano la linea. Piazza Armerina. Nei giorni scorsi i militari della compagnia carabinieri nell'ambito dei servizi predisposti dal comando provinciale di Enna hanno maggiormente intensificato l'attività di controllo del territorio e sono scattati arresti e diverse denunce all'autorità giudiziaria. A Barrafanca è arrestato un 36enne per estorsione, dei feriti 4 giovani che guidavano ubriachi a cui sono stati ritirati anche i documenti di guida, mentre un 17enne è stato denunciato poiché in possesso di un grammo e mezzo di hashish. A Piazza Armerina i carabinieri hanno effettuato l'arresto di un 65enne condannato in via definitiva per calunnia. A Pietraversia i militari dell'arma hanno salvato una vedova 80enne caduta rovinosamente sul pavimento di casa, impossibilitata ad alzarsi e trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Leonforte, eletto nelle amministrative 2013 con la lista del megafono a sostegno del sindaco Sinatra, Antonino Ladelfa si è dimesso dalla carica di assessore del comune di Leonforte. Il primo cittadino gli aveva affidato le deleghe allo sport, spettacolo, cultura, istruzione legale e al contenzioso. Decisive, secondo quanto comunicato alla lettera di dimissione dello stesso Ladelfa, le fratture interne al circolo locale del megafono, che non avrebbe coinvolto l'ormai ex assessore in alcuni delicati incontri volti ad allargare la coalizione con i consiglieri eletti nelle file del centrodestra. Ladelfa si dimette da assessore e dal megafono, restando in consiglio in qualità di indipendente. Troina, l'amministrazione comunale ha scelto di procedere all'installazione di semafori pedonali perché, come ha spiegato il vice sindaco, nonché assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici Silvano Schillaci, nella zona della palestra comunale Don Pino Puglisi e nel quartiere di Castile era ormai necessario intervenire per arginare la velocità e rendere fluido il traffico pedonale e veicolare. Si tratta dunque di due semafori pedonali a chiamata e ad usufruire della chiamata saranno molto probabilmente bambini e ragazzi che frequentano la palestra. Il secondo semaforo, invece, che verrà installato nei pressi della strada provinciale 34 nel quartiere Castile, all'incrocio tra via Vittorio Fiore e via Sandro Pertini, sarà importante nella zona caratterizzata dalla scarsa visibilità dello sbocco interno sulla provinciale e dalla difficoltà d'accesso dovuta fondamentalmente all'alta velocità dei veicoli in transito. Entrambi i semafori sono provvisti, oltre che del pulsante per la chiamata, anche dell'apposita segnaletica stradale per l'attraversamento.
E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash, curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.